up. Gara 7 è sicuramente un nome forte, no? Perché indica proprio la partita decisiva, quindi uno pensa che tu con questo disco stai veramente vedendo come andrà a finire per poi continuare o meno. In realtà era quello che stavo provando in quel momento, no? Pensavo di essere in una partita importante, al di là di come va questa partita. Quindi è un po' contrastante la cosa, perché prima ti dicevo mi sento come se fosse un punto d'inizio, però gara 7 sembra più un punto finale, no? E, per me l'obiettivo era arrivare ad un disco che raccontasse me stesso negli ultimi anni. E, quindi per quanto mi riguarda questa partita l'ho vinta. Quindi adesso la cosa importante per me è appunto rimettermi in studio, cercare di vivere con più leggerezza sta cosa e cercare di concentrarmi anche nel raccontare dei lati di me che non ho ancora raccontato. E quindi questa non è la partita definitiva al 100%, però è una partita importante, no? Quindi è una gara 7, anche se non la vinci poi il prossimo anno ci puoi riprovare, no? Perché... Beh, io ho sempre pensato che la musica sia un po' come una terapia, no? Quindi quando mi metto a scrivere spesso tutto quello che sto passando in quel periodo finisce sul foglio, sia per una questione proprio di esigenza proprio, no? E sia anche per una questione per me di trasparenza, perché ho sempre pensato che se tu sei onesto nel comunicare quello che stai passando è molta più possibilità, insomma, di arrivare alle persone che ascoltano la tua musica, no? E quindi automaticamente il mio approccio alla musica è sempre stato questo, il mio approccio alla scrittura. E visto comunque e considerato che gli ultimi anni sono stati abbastanza tosti per me, ma come penso un po' per tutti, perché è stato un periodo un po' particolare per tutti, alla fine questo disco, insomma, è colmo di dolore. Devo essere sincero, a volte in questi anni, insomma, di inattività, se vogliamo chiamarla così, ci sono stati dei momenti in cui ho sentito questa pressione addosso, nel senso ti guardi intorno e vedi che comunque viviamo in un periodo dove la musica è veloce, dove devi esserci comunque, no? Devi farti notare, devi essere presente, e quindi è chiaro che comunque guardandomi intorno ci sono stati dei momenti in cui ho vissuto male questa cosa. Però appunto per me è più importante avere un prodotto di cui sono sicuro al 100% che esserci per esserci. Sicuramente il testo è una cosa a cui ho sempre dato tantissima importanza, anche perché sono cresciuto a contatto, comunque ascoltando comunque a contatto con rapper che hanno sempre dato un'importanza centrale, anche forse come ti dicevo prima, il periodo storico, no? Io sono cresciuto ascoltando il rap alla fine degli anni 90, primi 2000, poi sono stato in contatto con artisti, già a cominciare da Stock e Mad Buddy, che erano comunque resident a Palermo, no? E sono tutte realtà che comunque, anche al Limited Struggle, eccetera, tutte realtà che hanno sempre messo il testo al centro, no? E quindi comunque sono cresciuto con questi esempi. Automaticamente mi sono formato seguendo, insomma, questo immaginario qui, l'importanza, insomma, delle barre, del raccontare anche una realtà semplice, no? E, indipendentemente da quello che è il periodo storico, il mio approccio rimarrà sempre quello alla fine. Comunque non sono un rapper che quando è uscito è esploso ed è rimasto lì o ha fatto magari il percorso di discesa. Il mio percorso è sempre stato lento, però fortunatamente sempre in crescendo, in lieve crescita. Quindi sta cosa della maratona, poi Nipsey era uno dei miei rapper preferiti in assoluto, quindi ci rivedo tantissimo. Forse adesso col senno di poi, forse sono stato anche influenzato da questa cosa che lui ha chiamato il disco, comunque ha basato parte del suo percorso su questa cosa della maratona, che comunque affianca la musica allo sport. Probabilmente, inconsapevolmente, sono stato anche influenzato da questa cosa.
Beh, tantissime cose, sicuramente lui era conosciuto per la sua mentalità, per il suo portare all'estremo l'allenamento, portare all'estremo la preparazione, lo studio del gioco, no? E questa è una cosa che universalmente gli viene riconosciuta. E quella roba lì è una roba che ho sempre rispettato in generale nella vita, quando vedo delle persone che sono determinate, che si allenano più degli altri, che fanno più degli altri, c'è sempre quel misto di cioè, ammirazione e invidia, no? Quasi. E Kobe era quello, era l'etica del lavoro, era rimanere focus sulle cose. Ed era incredibile, perché comunque era il mio giocatore preferito prima che succedesse tutto questo. E mi ha sconvolto tantissimo quella roba, perché cioè, è morto dal nulla così, da un giorno all'altro. Pazzesco, aveva appena finito la sua carriera, incredibile. Il mio mettere il basket nel disco è una cosa che è uscita in maniera super naturale, perché il basket per me è sempre stato una specie di valvola di sfogo, no? Sia seguirlo che andare al campetto, sia leggermi un libro su uno dei suoi protagonisti, insomma, è una roba che mi ha aiutato anche a staccare. Mi sono accorto a un certo punto che c'erano tanti riferimenti sul basket nel disco, e quindi automaticamente poi ho attaccato a sta cosa del concept, ma perché mi sono reso conto fondamentalmente che nei pezzi che stavo facendo c'erano tantissimi riferimenti, che non dico che erano non voluti, però erano insomma frutto di quello che stavo passando. Quindi stavo passando sto periodo difficile, alternavo il basket alla mia vita per cercare insomma di trovare dei momenti insomma di svago, e quindi automaticamente mi sono ritrovato il basket all'interno del disco. Dovrei fare più sforzi, finire sta bottiglia in più sorsi, viaggiare e visitare più posti, mirare ad obiettivi più grossi. Il video l'ha fatto Matteo Delia, che è appunto questo regista che lavora con Cantera, che è il mio team di management. Io ho sempre avuto questa passione, no, per i video molto fotografici, incentrati molto sulla fotografia, sugli istanti. Abbiamo iniziato a scrivere il video e è stato un po' difficile perché l'abbiamo realizzato in poco tempo, però sia per la parte dell'artwork sia per la parte video i ragazzi ci hanno messo un impegno che per me è fondamentale, e mi ha quasi commosso in alcuni punti, perché comunque tutti quelli con cui ho lavorato ci hanno tenuto davvero tanto a metterci impegno al 100% e fare tutto per il bene del progetto, quindi sono super contento di questo. Ci sono stati dei momenti in cui ho dubitato della mia passione, nel disco c'è un pezzo, c'è una parte dove lo dico. Quello è stato uno dei momenti più bui, appunto, perché comunque quando basi la tua vita su qualcosa che è centrale, no? Come la musica nel mio caso, poi quando senti che la tua passione, momenti in cui senti che la tua passione sta mancando un po', ti senti perso, no? Ti senti spaesato. E non ti nascondo che in questi 5 anni c'è stato un periodo in cui ho dubitato della mia passione. Però, insomma, è tutto, ritornando al discorso di prima, incentrato su quanto io sono soddisfatto di me stesso in studio. Sono io il primo critico. Se il pezzo, o comunque il disco che sto facendo, a un certo punto mi soddisfa, ritrovo l'energia per nutrire la mia passione subito dopo. Quindi dipende solo da quello, da quanto sono soddisfatto. Io ho un episodio che ancora mi ricorderò a vita. Praticamente a Palermo nel 2000, credo. Fecero questa jam che si chiamava Made in Rap, e c'era Autello, che è questo rapper storico di Palermo, che è stato fondamentale tra l'altro in quel periodo perché aveva un programma in radio interessantissimo, organizzava vari eventi a Palermo. Avevo organizzato insieme ad altri questa jam enorme che si sviluppava in tutta la città, concerti a Piazza Bologna, Piazza Politeama. Praticamente avevo sì, forse 12-13 anni, mi sono ritrovato in centro a guardare sta jam con gente che ballava la breakdance, che faceva freestyle col DJ set suo di Otello, e è
è stato pazzesco, perché lì ho conosciuto tutti i local heroes, no? Tutti i rapper che in Sicilia stavano facendo cose in quel periodo, e sono rimasto folgorato. Ho detto no, io devo fare questa cosa assolutamente. Quello è il mio primo ricordo, forse concreto, di aver visto, insomma, sta musica materialmente davanti. È stato fantastico. Sicuramente, vabbè, nella mia vita ho subito, tra virgolette, alcuni episodi, magari di, non so, più legati forse a pregiudizio. Però è una cosa che sicuramente non... È un argomento delicato, perché ne ho parlato sicuramente nei miei vecchi dischi, c'è qualche riferimento, qualcosa. Però in questo momento non era una cosa che magari stavo... su cui stavo riflettendo tanto, no? E poi io su questo argomento sono molto fiducioso, al di là di quello che ho attraversato io, soprattutto quando sono a contatto con dei ragazzi giovani, mi rendo conto che questo problema è una cosa che... cioè, voglio essere propositivo e pensare che è un problema che supereremo. Cioè, i ragazzi di oggi sono più abituati ad avere, essere in contatto, no, con una popolazione mista. Magari quando ero piccolo era una cosa più rara, mentre adesso sono sicuro che questa cosa piano piano la supereremo. E il ritornello che dice odio quando spreco le mie energie nell'odio voleva dire proprio quello, che a volte sprechiamo troppe energie concentrati sulle cose che non ci piacciono o sulle cose che ci danno fastidio, quando in realtà le cose più importanti sono altre. E appunto quella frase lì, quando dico quando amo la vita oltre i beni materiali, è proprio quella roba lì, è proprio dire ok, ci facciamo trasportare da tutte queste cose, però alla fine le cose importanti, insomma, sono altre. E volevo appunto in questo pezzo fotografare questa cosa qui. A volte, sai, anche comunque nei social, quante volte mi capita anche di stare un po' lì a scrollare, leggere qualcosa che mi fa girare le palle, stare magari 10 minuti a pensare a una cosa che in realtà non cambia la mia vita, no? E quindi il pezzo era dedicato a questa sensazione qua, al fatto che a volte dovremmo staccarci dalle cose futili che ci fanno incazzare e dare più attenzione alle cose che amiamo, alle cose che ci fanno stare bene, alle cose importanti alla fine. L'importante è trovare la qualità, no, nel tempo. Adesso sembra che dobbiamo esporci, dobbiamo esserci, però alla fine nel disco ne parlo spesso, finisco molto spesso a parlare di questa cosa, delle priorità alla fine. Sono uno che comunque guarda i social, sto molto attento a quello che succede, però durante anche la lavorazione del disco ci sono stati momenti in cui ho dovuto disinstallarlo, no? Che fa anche un po' ridere come cosa, perché tu dici comunque ce l'hai lì, lo puoi installare quando vuoi, però dare questo ostacolo al cervello è stata una cosa comunque terapeutica, a volte anche comunque necessaria, staccarsi proprio un attimo, cioè guardare un po' fuori, perché a volte mi rendo conto che sto troppo tempo a guardare cose che non aggiungono niente a quello che già so, quello che devo fare, no? Quindi sicuramente il mio rapporto è strano con i social, perché comunque anch'io ne sono rapito, però come ti dicevo ci sono stati dei momenti durante la lavorazione del disco che mi rendevo conto che non era una cosa che mi faceva stare bene, guardare troppo. Quindi. A Palermo comunque io ci sono cresciuto, però ho avuto una piccola parentesi in provincia e poi sono ritornato, ho fatto le prime elementari e quindi tipo Palermo l'ho vissuta un po' come grande città a un certo punto, dove ho iniziato a fare le elementari. E poi come città in cui ho fatto l'adolescenza, eccetera. È una città comunque che secondo me ti insegna tanto, perché è un posto particolare, a volte un po' duro, però è anche un posto che ha tante,
tante cose positive, cominciare vabbè dalla città che è bellissima. Sono molto fiero di essere cresciuto a Palermo perché è una città che ti forma. Ho dei bei ricordi, sicuramente anche episodi duri che però col senno di poi sono quegli episodi che ti crescono in qualche modo. Forse viverci per troppo tempo è una cosa che in questo periodo della mia vita non riesco, però è un posto dove mi piace tornare, c'è proprio quell'esigenza di ogni tanto staccare e ritornare giù, un po' perché i miei vivono ancora giù e un po' perché comunque mi ispira come città, cioè andare in giro con i beat nelle orecchie, girare appunto il centro storico, mi fa venire a livello creativo proprio voglia di ripartire, no? Quindi ogni tanto devo tornarci, anche durante la lavorazione di questo disco sono andato molte volte giù, perché appunto mi dà quel qualcosa in più per finire a portare avanti le mie cose. Ho sempre avuto questo obiettivo di fare della musica attuale che però allo stesso tempo ha delle radici forti nel rap classico, soprattutto legato alla musica con cui siamo cresciuti. Anche tutto il lavoro che ho fatto con Big John nei vecchi dischi era basato su questo. Mentre a sto giro quell'elemento è rimasto lì, però essendoci più persone coinvolte le idee e gli input sono stati diversi, no? Questo penso sia l'unica differenza, però comunque da sempre, anche nei miei vecchi lavori, ho cercato di rimanere attuale, però senza dimenticare insomma la radice dalla quale sono partito. Poi a sto giro comunque ho coinvolto gente con cui non avevo mai lavorato prima, e ci sono Swan e Yazzi che mi hanno dato un bel po' di produzioni per il disco, c'è Goody, di cui sono fan dai tempi insomma, di tutti i suoi lavori con Medda, di Microspasmi, è un produttore storico. Poi ho lavorato, c'è un beat dei Second Roof, c'è Estremo, c'è Strage con cui mi sono trovato molto bene, anche comunque a scambiare idee, a parlare di musica per ore. Insomma, è stato figo lavorare perché essendo il primo disco con multiproducer, è stato figo appunto, come ti dicevo prima, avere vari punti di vista e insomma farsi un po' guidare dagli input diversi. Allo stesso tempo però cercando di dare un suono comune a tutto il disco, cioè volevo che il disco fosse vario, prodotto da più persone, però con un punto comune. Credo di esserci riuscito alla fine. Insomma, anche grazie comunque a tutte le persone di cui mi sono circondato. Sì, quella è una delle frasi a cui sono più attaccato perché appunto fa parte di questa strofa di cui sono super orgoglioso. Quella è una frase sincera alla fine, no? Io quando ascolto i miei artisti preferiti rimango colpito spesso da quelle frasi sincere, da quei passaggi in cui magari il rapper non si sta mettendo in luce come quello spavaldo, come quello sicuro, ma che sta magari rivelando una sua preoccupazione, una sua debolezza, un suo dubbio, no? E quella frase lì mi trasmette proprio questo, questa esigenza nell'essere sinceri al 100%, dicendo anche una cosa che magari non ci fa gioco, no? Sono sempre stato affascinato da questa parte degli artisti che ascolto. A volte quando penso proprio a questi anni che stanno passando, il fatto che comunque stiamo crescendo, eccetera, mi ritrovo sempre a pensare a questa paura del riuscire a fare tutto quello che vorresti fare, che poi non sappiamo mai realmente quanto tempo abbiamo a disposizione, quindi è una di queste cose è sicuramente trovare la pace, stare bene con se stessi, con quello che facciamo, no? Che è la cosa fondamentale.
è anche uno degli argomenti del disco, trovare la pace, stare comunque sereni con quello che si fa, che è difficile, ma deve essere una priorità. Io penso che comunque sia anche una bravura avere quell'attitudine a fare la musica che prende le persone, cioè magari anche mettersi in studio e dire adesso faccio il pezzo radio friendly, no? Cioè è un talento che io non ho, quindi è soltanto una questione di visione. Io riesco a fare musica con queste particolarità, con questi dettagli, con questo gusto a livello di sound, con questa importanza al testo, è la mia cosa, è quello che so fare io, no? Purtroppo non fa parte della mia attitudine avere quel talento lì, però ci tengo anche a dire che non è un modo per dire che quella roba è sbagliata. Cioè, questa è la mia visione, come faccio musica, come so fare musica io. Non c'ho quella presunzione di dire che quello che faccio io è la cosa giusta e quello che fanno gli altri non lo è. Poi la musica va anche contestualizzata, secondo me. È giusto che esista la roba leggera da radio, è giusto che esista la mia musica, è giusto che esista il rap mainstream fatto in un determinato modo, è giusto che ci sia il pop che si mischia col rap, è giusto che ci sia l'underground, quello pesante. Una cosa bella di questo periodo, secondo me, è proprio che ci sia tanta varietà. E appunto, come dicevamo prima mentre prendevamo il caffè, c'è spazio per tutti, no? Ogni nicchia ha il suo spazio in questo momento ed è una cosa bellissima. Ascolto tante cose anche diverse tra di loro, ascolto anche delle grandissime cafonate io, quindi siamo pieni di esempi di gente che ha raggiunto il successo ma che poi ha dimostrato di non essere felice, no? Quindi per questo durante il disco parlo spesso di trovare la pace, perché il successo vero, come ti dicevo prima, per me è quello, fare quello che ti piace e godertelo in qualche modo, no? Se già il fatto di poter fare questo come lavoro per me è un bel goal, no?